Benvenuti e benvenute. È qua con me presente anche la presidente della European Evaluation Society, quindi dell'Associazione Europea di Valutazione, Daniela Mark, che ringrazio moltissimo, a cui tra poco darò la parola. Just a few moments for a very short brief from myself, and then I give you the ground for the presentation. Insieme a me, ovviamente, tutto il direttivo. Il comitato scientifico del congresso. Veramente due parole di introduzione su questo appuntamento. Siamo al 23esimo congresso, 23 anni dell'Associazione Italiana di Valutazione, un bel traguardo, un'associazione che tuttavia si mantiene giovane con nuovi ingressi, con un'età, devo dire, anche un'età media giovane. È un 23esimo congresso che noi andiamo a celebrare dopo il Covid, quindi dopo un periodo molto pesante in cui non ci siamo potuti vedere, ci siamo un po' persi, ma in cui tuttavia abbiamo mantenuto molte attività vive. E soprattutto siamo riusciti a tenerci in contatto nonostante l'assenza del congresso dello scorso anno. Quindi a dimostrazione di una comunità scientifica che è vivace, una comunità direi scientifica ed epistemica, cioè una comunità di professionisti, di funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione, di manager privati, di accademici, che insieme cerca di riflettere su temi cruciali. Temi cruciali anche per il nostro tempo. Il titolo di questo congresso è La valutazione per la resilienza. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di una valutazione che ci consenta, ci dia strumenti e contenuti per poter valutare, l'andamento delle politiche a cui eravamo abituati, valutare gli scenari che si stanno aprendo e valutare le possibilità, i possibili effetti che le strategie che stiamo implementando potrebbero andare a realizzare e quindi in vista del benessere più generale. È un'idea di una valutazione, quindi intesa come strumento di rilancio, ma anche come processo di rilancio essa stessa. Su questo abbiamo sempre tenuto molto. La valutazione non è soltanto un momento tecnico, ma è anche un momento di coinvolgimento politico, di coinvolgimento democratico, di coinvolgimento partecipativo, ovviamente suffragato e sostenuto da conoscenze tecniche e da evidenze, perché altrimenti, non si andrebbe da nessuna parte, ma i due elementi si tengono insieme proprio per costruire una società della valutazione, una società riflessiva e della valutazione, un po', mutuando delle definizioni che, ci arrivano dalla letteratura dei classici. Donald Campbell parlava di experimental society e Peter Darrell Larsen ci parla di evaluation society. Quindi abbiamo un cinquantennio di riflessione intorno al tema di come la valutazione può veramente penetrare e sostenere le fatiche, ma anche il dinamismo delle società contemporanee. Dicevo di un convegno denso, un convegno molto articolato. Abbiamo 15 sessioni, a cui si aggiungono tre sessioni speciali, intersezioni che gestiamo e realizziamo grazie alla collaborazione che in questo anno si è attivato con tre società scientifiche: la Società Italiana di Statistica, la Società Italiana di Antropologia Applicata e l'Associazione Italiana di Sociologia nel gruppo tematico AISMET, che appunto insieme a noi hanno messo a disposizione del tempo, delle energie per riflettere su temi di comune interesse. Credo che questo sia uno spazio importante. Poi abbiamo due tavole rotonde sulla valutazione in università e una sul PNRR, e poi abbiamo una lectio, diciamo, lectio magistralis, un keynote speech del professor appunto Peter Darren Larsen. Due parole sulle persone e sui ringraziamenti, ma prima di tutto consentitemi di salutare, un saluto particolare ad una collega che non è più qua con noi, non è potuta essere presente perché è venuta a mancare, Serenella Stasi,
ed è una compagna di viaggio che abbiamo sempre apprezzato, abbiamo letto con grande attenzione e con grande piacere, che sarebbe stata qua con noi a presentare un paper al quale aveva lavorato negli ultimi mesi. I ringraziamenti alle persone che hanno reso possibile questo convegno e che diciamo, hanno messo le energie, il tempo e la dedizione perché questo fosse possibile. Prima fra tutto le sei persone del direttivo dell'AIV, quindi Claudio Torrigiani, il segretario di AIV, Pina De Angelis, che è la tesoriera di AIV, Donatella Poliandri, Francesca Pia Scardigno, Nicola Orlando e Vincenzo Lorenzini. A loro va il mio personale, anche diciamo, e molto affettuoso ringraziamento per il lavoro e per la pacatezza e la serietà e l'energia che hanno, con cui diciamo, sono riusciti a realizzare questo appuntamento. Ovviamente un'altra persona speciale a fianco del direttivo è Cesare Rossi, la segreteria che ha reso possibile il collegamento mail, tutti i contatti, l'organizzazione materiale e che sta dirigendo una piccola cabina di regia con tre giovani che diciamo, rende possibile le sessioni che stiamo per fare. Ringrazio ovviamente in termini generali, non persona per persona, ma vorrei che questo saluto e questo ringraziamento arrivasse a ciascuno di loro. I coordinatori dei panel e delle tavole rotonde che si sono resi protagonisti di un percorso di, diciamo, di costruzione progressiva dei contenuti, prima rispondendo alla call for panel e poi seguendo e selezionando le call for proposals, consentendo quindi un livello di qualità molto elevato dei contributi che discuteremo in queste tre giornate. Io mi zittisco. E lascio la parola con orgoglio e con emozione anche a Daniela Marc, la presidente dell'Associazione Europea di Valutazione, che è qui a testimoniare il collegamento e anche, direi, la collaborazione affettuosa che l'Associazione Italiana di Valutazione e la European Evaluation Society hanno negli anni sempre mantenuto. Quindi la ringrazio veramente personalmente e lascio la parola per questa autorevole presentazione, oltre che amichevole. Prego, Daniel. Mille grazie, buongiorno a tutti. And that's the end of the Italian part of my speech. So, dear colleagues, I'm really very happy and honored to be with you today. Remember that two years ago I was in Venezia for a conference. So first of all, I would like to thank very warmly Gabriele Tomei, the president of the Italian Evaluation Society, for inviting me to present a communication at the opening of your conference. It's really a pleasure and honor for me to be with you. And I listened to your acknowledgments, Gabriele, and know that you and I have to thank a lot of people who make this association very, very active. Well, I'm impressed because the AIV is really very active. You hold a conference every year. And that is particularly noteworthy in these turbulent times. The pandemic turned our agendas upside down and forced us to explore new ways for maintaining our links with our members and with the evaluation community. I have some slides, if you can please start not many, but if necessary, well, thank you very much. I will be able to give you my speech because I wrote much of it. So if you're interested, I can give it to you. So, well, like many other organizations, the European Evaluation Society had to postpone its biennial conference initially planned for 2020. We will hold it in Copenhagen next year. And therefore, next slide, please. Therefore, we organize several virtual events. So you can show that slide too. And eventually, well, we have some examples of the events that we held on issues like data, transformation, Anthropocene. I will come back to that theme because I think it's really very important for us evaluators. So, and what more importantly, we held our conference virtually 2 weeks ago
Exactly like you. Well, and let me say that even though this kind of event deprives us of personal contacts, coffee breaks, having a drink, a beer or something, and social events, well, I would say that they have several advantages allowed by technologies, like bringing together people from all over the world and more easily and at a low cost. And let me inform you that all the sessions of the EES conference that we had 2 weeks ago, we had over 90 sessions, all of them have been recorded. And they will be available for 6 months on our website for free for the attendees and at a price of 50 euros, which is not very expensive for non-attendees. So you can go to the website of the EES, you can get all the session you went to, the chat, etc. Do not hesitate to connect. I think it's really, I chair 6 sessions, I attended some of them, and sometimes I come back to the conference, I want to say that it was really very, very interesting. And I will elaborate a bit on some of the main themes of these countries to talk to you today. So first of all, let me congratulate your association, its presidents, its teams, all the people that you mentioned in your introduction, Gabriele, for your dynamism and for your valuable contribution to fostering theory and practice in the evaluation field. I went to your website. I noted your ambitious and very well-structured program for 2023 and your 9 thematic groups. I'm very happy to see that EES and AIV work on similar topics like EU policies, gender equality, and professionalization. I do hope that we will explore opportunities to share our views on these issues and work more closely together. I will make some proposals later in my speech in this respect. So we will, well, we definitely go in the same direction. It's a good thing that we can share, exchange, and build together something for evaluation. Well, because, well, it's indeed more necessary than ever to foster cooperation and develop exchanges among the evaluation community through both individual and institutional contacts. So, today, I would like to address some key challenges that evaluators are facing and that will shape our activity in the coming decades. The most important one is complexity. Complexity, it has been revealed by the pandemic. We have realized that most public actions are interlinked: economy, social issues, education, trade, mobility, relations between generations. Well, actually, this is not brand new. We had already been made aware of these interconnections by the SDGs. Next slide, please. Adopted in 2015. Well, we know them, well, and even earlier, because we had already this question posed by the UN. Next slide, please. Well, complexity, interconnection. You can see here the relationship between the different, the 17 SDGs. And you can see that all these issues are interlinked. And I think what is important in these SDGs and what was revealed by the pandemic is that all public actions are connected, interconnected. And we cannot only report on a single policy and its framework. We have to consider all the context. An example, for instance, in a developing country, for instance, in Africa, imagine that you bring tap water to the village. The young girls will not have to fetch the water anymore. They can go to school. If they go to school, they will get jobs. They will make less children. They will participate in the economy and the political life of their country. And that will change governance. So you can see here in this slide that all these actions are interconnected. And that's, now it's really important that we consider all these actions in their, in a systemic way, and this is really a challenge for evaluation. So, well, and among this interconnection, there is one preoccupation that is overwhelming, and this which encounter all of them is the question of environment and sustainability. So,
What we know that is that this is a common issue for all countries, and no country can decide in a, for itself. We are all linked with the same question. We are living in the same planet. So since that, we have to cope with what we call the Anthropocene, which is the influence of human action on natural systems. And our role as evaluators as also is to reconcile human and natural systems. And that should be part of all policies, and it's part of our evaluation work also. What does sustainability mean exactly? The IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, among other institutions, defines sustainability, I quote, as a dynamic process that guarantees the persistence of natural and human systems in an equitable manner. It is about pursuing goals for the human systems, like food security, while preserving or restoring degraded natural systems. So this question of reconciling human and natural systems is one of the key issues. Sustainability is increasingly at stake. An example among many others, a recent report issued in 2020 by the European Court of Auditors on biodiversity, next slide please, demonstrates that the common agriculture policy contribution has not halted the decline of farmland biodiversity. You have the evaluation here at the very beginning, well, 20 or 30 years ago, semi-natural habitats and extensive agriculture, a high number of species in grassland habitats. Then the agriculture is changing, moving for more intensification. So gradual decline of species. And now we are in a context of intensive agriculture. And there we can see, we can attest that there are less species available. Next slide, please. There is some, well, a picture here, you can see the evolution. So the landscape is changing. It's, well, better for farmers, of course, it's easier for them, but you can see above that there are less and less animals, insects, birds, etc. And the decline is really very concerning. Because, and this is about agriculture, because it is for 46%, in fact, the main cause of biodiversity loss and ecosystem degradation. I would give some more examples. Another report of the European Court of Auditors issued in 2021 concludes that, well, what was already concluded by the European Court of Auditors is that the impact of the agriculture policy on environment is really negative. And despite the fact that the CAP includes some environment goals, but they are totally ineffective. And the last report about that in 2021 is that on CAP and climate, half of EU climate spending is devoted to environment, but farm emissions are not decreasing. And the EU sets environmental standards and co-finances most of member states' agricultural spending, and a large share of its budget is attributed to mitigating and adapting to climate change. And because of the close links between climate and agriculture policy. However, there is no, in fact, no impact on environment, despite the fact that the CAP includes some environment aspects. The 100 billion of euro funds attributed during the last period, 2014-2020, to climate action, had little impact on agriculture emissions, which have not changed significantly since 2010. However, this is what is said in a European institution. But if you consider our national governments, including my country, many governments are very reluctant to recognize the damage caused by agriculture
on the environment. Is of course it's easier for Europe because the cap is the main policy of the institution, and because there is probably more sensitivity to sustainable actions in the UN. So you will find more reports, more negative reports at the European level, and especially from the European Court of Auditors, than you would find in our own countries. So that's really important. And why is it so difficult to face problems? It's because it's politically very sensitive. Behind the complexity of public interventions, and well, not only for agriculture, but for all our policies, we find people. And people, they are consumers, they are producers, they are taxpayers, they are citizens, and all of them, and sometimes each of them, bear a huge amount of contradictory expectations. They want more services, they want good food, but they want that they would like that the environment is protected. And so all these contradictions can lead to disappointing impassions, and next slide, please. And maybe violence as well, because people cannot accept, in fact, the government policies, and they feel in a bad position. They think that they don't want to pay for environment. They would like to have good quality of the food, but they don't want to pay taxes for that. So this issue of complexity and uncertainty was the main theme of our conference 2 weeks ago. Through several sessions, professional development workshops, and keynote presentations, we focused on the role of evaluation to address the Anthropocene and its complex problems, and highlight how evaluation can provide constructive perspectives or solutions. In such a context, evaluation is confronted to new challenges. Next slide, please. Considering complexity means tackling a complex set of intervention with possibly diverging objectives and shifting baselines, the diversity of stakeholders, and increasing social sensitivity, and a potential uncertainty of the knowledge used. We could see with the pandemic that we relied on science, but scientists gave sometimes different ways to interpret the pandemic and to forecast what would happen. We had mathematical models, but they were sometimes contradictory. And the relying on evidence is more difficult in a moment of uncertainty, especially when you don't know exactly what the event is made of. So the key thing for evaluation is that why it's interesting to bring people together for theory practice and try to push research on that. See, how can we select and apply relevant methods and criteria to incorporate environmental sustainability into evaluation? What obstacles evaluation will have to overcome? Well, evaluators will have to develop convincing arguments to adopt a proactive approach to incorporate environment sustainability into evaluation. So, because as I told you, very often governments, they don't like complexity. They want to, of course, to make the promotion of their policies. And the question of sustainability is something, it's difficult to cope with. And they would like, to do things more, to simplify, in fact, the politics. But the facts are there. If we want to consider environment and be in a systemic approach, then we have to cope with this complexity. So evaluators need to play some proactive role and try to convince and to compel, in fact, the governments and politicians to consider the question of evaluation. Next slide, please. So you may use the OECD. Next time you can click
You can click, because we will have all the criteria here. You can click all of them. I will not develop all the criteria of OECD. You know them well, so you can rely on the OECD criteria to try to incorporate environment into sustainability, into evaluation. For instance, if I take the example of coherence, which is the last criteria developed by the OECD recently, two or three years ago, coherence is key for the question, this question of complexity, because you have to consider the coherence of a policy with other policies, and of course discover that there are contradictions very, very, very often. So you can refer to, for instance, to how the intervention aligns with policies and commitments to protect and restore the natural system. You can identify these international environmental commitments or treaties, local or national government policies, agreements and treaties, organizational strategy, policy, or value statements. So you can use these criteria to incorporate the question of environment and sustainability into your evaluation. Of course, you have to do that, to want that, and to convince that it's necessary to do that. But I would like to go a little further. And that was obvious in the keynote speech of Hans Brünnings, the executive director of the European Environment Agency, who made the keynote speech of our conference, and who developed another idea. He said, well, the traditional approach, well, you can use it, but it's not fit. It will not give all the keys for the evaluation. Because, well, with a traditional approach, you will consider revising legislation, budgets, instruments, improving the process, etc. However, the question it will be difficult for you as evaluator to consider things from this systemic point of view. Addressing complexity means that you have to introduce in your evaluation another mindset considering this complexity, and considering that evaluation has to be part of the transforming process. You have to be aware of systems dynamics. Evaluation should identify the drivers of change, the system interlinkages, to adopt transformative policy frameworks and leverage the power of cities, businesses, and communities for society-wide action. Evaluation have to consider, as I told you already, because there are many stakeholders, the society is aware of the complexity, there is kind of distrust towards expertise, scientists, and governments. So the question, the society has to be involved into the evaluation. So evaluation is not only assessing the different criteria that OECD provides, even though they still are very helpful, of course, but evaluation is called on to play a role in catalyzing systemic change and take a more active part in the policy process. This question is key for our evaluation. Remember, as I mentioned, all the interconnections, that the Green Pact, the European Green Pact, is very explicitly based on a holistic view. The president of the EU said that the EU has a holistic view on this kind of policies. They are interlinked. So evaluation has to adapt to this new context. And that means that this systemic evaluation bears new responsibilities and roles for evaluators. We are not exactly working the same way as we used to do. And that means different consequences, ethical, practical, professional consequences on the way we achieve our work. For instance, we have to balance advocacy and independence. Is the evaluator still somebody with a scientific rigor, totally independent from the public action? Probably not.
trying to promote the idea, for instance, of a complex vision, holistic vision, and the role of sustainability means that the evaluator will play a role in the process, in the decision process. What shall we do with the data? We have a lot of data available now. A lot of data we are exploring, as I showed you with the webinars that we organize. We have different ways, in fact, to collect data, a lot of ways, geolocalization, etc., algorithms, etc. So for that, we have to play a role in assessing what are the data relevant and useful. Some of them are produced with the scientific rigor by the statistical system. I hope that you have a good cooperation with the National Organization of Statistics. And of course, that's really important because they will provide a lot of information that we can use for evaluation. There are some other kinds of data that are easily available, but which are of no use for evaluation. For instance, the conception of electricity or things like that. They are rigorous, but of few utility. And other data, in fact, we are not sure that they are produced in a rigorous way, but we need them because we want to assess what people want to do, what they do, where they go. It was interesting, for instance, with the lockdown that we could assess where people had gone. Everyone left Paris in 24 hours, but where were they? So we use, in fact, the use of a telephone, of the mobile telephone, to see where they were located, and we could see that most of them had gone to their houses in other parts of the country. So all these data, of course, they pose a lot of problems of rigor, reliability, a link with a personal, with a confidentiality, etc. And evaluators will play a role in that. They are not only consumers of data, but they will play a role in the question of evidence. What is evidence? What is the evidence which will be used by the governments to base that decision process? Considering that, well, this evidence may be contested by people because, well, the question is that people don't trust anymore scientists and expertise. They visit social networks much more than the websites of the universities. And of course, we can regret that, but that's the truth. So this question of being involved in the selection and collection, selection and use of evidence and data, it gives a new role to the evaluators and considering the society with this contradiction. So we definitely as evaluators have a new role to play, and probably to accompany decision makers in developing a new stance for adapting to complexity. Next slide, please. I would quote Michael Quinn Patton. He stated that taking into account the interactions of policy requires to engage in system thinking. And I think this is the main evolution that we are facing for the coming decades. Policies able to cope with this complexity need to be informed both by participatory democracy, to involve a diversity of actors, to resist to external shocks, and to be adaptive to emergent behaviors. This is the definition of resilience. You will have three days for working or elaborating on that. Resilience is not saying passive. You were hit, and now you can support another hard six. But it's not only being passive. Resilience is being active and being able to adapt to a new context, to a new world. So it also means that we are able to enter in an unstable world of uncertainty. Expertise is contested, even expertise may be contradictory, and to cope with this new environment. It is a challenge for both decision makers and evaluators. We have to accept this uncertainty
And to be aware that we cannot give one response to the problems that the society has to solve. So this kind of humility and courage is probably one of the new stances for evaluators. It's difficult, of course, now that's true, but it's probably, well, the only way to reconcile expertise and democracy and to achieve resilience. So addressing these new challenges calls for an increasing role of our associations for developing professional capacities, fostering research, exchanging on evaluation practice, and disseminating methodologies. So our sessions we had in our conference on adapting the toolbox, our professional development workshops attracted a large audience. Really, what I could see with the people, well, because we can see the participation is very easy with our technology, is that people were really demanding for that. Tools, what is impact evaluation, how to incorporate sustainability into evaluations. Of course, they were very interesting with speeches like the one I give to you today, because I think it's the way things will evolve in the coming decades. But most of them, they say, well, help us to do our work. And I think there is a role for our association. I know that your association do that very well, but it's important. It's a challenge for us, and it's really we are called on to do that. And we raised a similar interest in our webinars on new data. Also, all this question of new data, new techniques, new tools, methodology, how to cope with that. We had a lot of people participating. So our European Network of Evaluation Societies is a key resource for maintaining our professional community active and creative. EES is committed to contributing to this development. We have revamped our website. We provide colleagues with regularly updated information. And of course, we're very happy to disseminate any information about AIV activities or events that you would like to post. Do not hesitate to call on us. So I would like to say some words to an initiative, next slide please, that we recently launched, which needs a stronger cooperation with our European colleagues to achieve its goals. We propose a competition called the EES Best Diploma Thesis Award, directed to students and to universities, of course, first, aiming to develop and intensify the EES relationship with universities and national evaluation societies in Europe. So we propose to contact universities, to propose to their students, and of course their teachers and students, well, if you have a master thesis that, well, of course, relating to evaluation developed recently that you would like, well, to promote, just tell us and we will have three. We will award three students. The first one will have free attendance to our conference and 2 years membership. The second one, 2 years membership. The third one, 1 year membership. So, but I think it's important that we rely on future generations. Evaluation will remain active and creative if we are able to bring young evaluators to our community. They are already there. They are very active. The young evaluation community is very active. They propose, they have visions, they have developed this kind of advocacy evaluation in different areas, because I mentioned sustainability, but it can be gender equality as well. So they have some kind of, well, moral, ethical view stance, which is not contradictory with ours, but brings fresh air in our community. And we have to promote that. We have to build the future and to give the role that they deserve to our young colleagues. So already some national societies already organize similar competitions at the national level. I would mention the Czech, the Swiss, the French, and Digival, which is the German and Austrian association. So I think it's important to strengthen our network and to be more aware of what are the universities in Europe who are really involved in evaluation through
trainings or through individuals. I consulted the Excel file that we had. The information in Italy is very poor, so I just call a new wallet for your support and training to have more information on that. And I think that could be a good way to strengthen our networks and to promote young evaluation, to give them the capacity to integrate, to be incorporated in our community more easily and more quickly. And I'm sure that it will be for both of us, they and us. So this initiative, is part of course, you can understand that's a detailed, that's more comprehensive strategy towards our young generation. I think it's really important. Well, networking is key. Our European network, the NICE network of European, the European network for national evaluation is starting again. It's redesigned its governance. We had several meetings already. The advisory board, I participate in the advisory board because I'm convinced that this European network is really important to build the future. I'm very happy that there is a member of the Italian AIV here. Hello, Nicola, member of the advisory board. So, I think this, for building this future, I'm convinced that the Italian Association can play a huge role in that, because you are very active and creative and you work a lot, you have a program, you have thematic groups, you have a conference every year, so we know your dynamism, and I'm very happy to mention that today, because I think it's really something that we need in Europe. So. Now it's time to finish this speech. You have selected a topical theme for your conference. Resilience is key for tackling the challenges that we will have to face in the coming decades and needs to rely on an adaptive evaluation. So evaluation should play an important role in the adaptation of our world, not only for environmental issue, but to build a future for our children. So I wish you an excellent conference. I was very happy to be with you today. If you want to, I can send you my speech I say you good luck and have a good conference. And thank you again for inviting me. Thank you, Danielle. If you will send us your presentation, we will circulate very warmly. Thank you for your speech and for your words, because you spoke about complexity. Remembering us that we have not only to face complexity in front of us, but also we have to organize complexity into our organization and also in our professions. You said that we are part of the transformation process, and we also, the National Evaluation Society, have to be part and to perform this awareness in a certain way. So we have to become, as Sean said, the reflexive professionals in a certain way. And for doing that at our best, we have to cooperate, we have to stay in touch, as you mentioned, in the networks, also into the European networks that you mentioned, in the EES, in the NESE, and also in all the other possibilities that we have in front. So thank you very much. I thank you, and I thanks also Laura Fantini and Nicola Orlando, that are our focal point in European level. And I believe that we can do many things together, and Ivo is ready to perform his little, but I think creative, as you mentioned, role in the European evaluation environment. Thank you so much, Daniel. Bene, ringraziamo veramente Daniela Marche per questa presentazione. Adesso anche noi, come ci ha detto nelle ultime slide Daniela Marche, procediamo alla premiazione dei premi, perché anche l'Associazione Italiana Valutazione da anni, nel corso dell'anno solare,
promuove due competizioni, una sui premi di laurea, una sulle buone pratiche. Questo è il momento per tirare le somme e per farlo però passo la parola a Claudio Torrigiani. Grazie Gabriele, grazie Presidente. Come appunto ha detto il Presidente, adesso è il momento della premiazione. Abbiamo previsto la presentazione anche da parte dei vincitori, delle loro tesi rispettivamente delle buone pratiche della PA, però ci è stato richiesto in particolare di poter anticipare la presentazione di una buona pratica nella pubblica amministrazione, quindi partiremo prima con la premiazione appunto delle buone pratiche nella pubblica amministrazione. Quindi brevemente, prima di lasciare la parola a chi ha fatto parte delle commissioni giudicatrici, quindi leggerà anche le motivazioni dei premi. Ricordo che a partire dal congresso di Venezia del 2019 l'AIVA ha istituito appunto un premio rivolto a quegli enti pubblici che investono sull'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance. Quindi anche quest'anno gli enti interessati hanno inviato una relazione di candidatura dove hanno esposto le specifiche dell'esperienza che presentavano per il premio maturato appunto su questo tema di valutazione della performance. Le candidature, come dicevo, sono state valutate da una commissione nominata dal direttivo e quindi per quest'anno il premio AIVE Buone Pratiche nella Pubblica Amministrazione per l'anno 2021 va a due enti che sono l'ASL 3 di Roma e gli istituti fisioterapici ospitalieri. Adesso passo la parola a Erika Melloni e a Vincenzo Lorenzini per leggere le motivazioni rispettivamente del premio assegnato appunto all'ASL 3 di Roma e a Vincenzo Lorenzini per invece gli istituti fisioterapici ospitalieri. Poi successivamente chiedo ai rappresentanti di questi enti che sono presenti in sala di farsi vedere anche proprio per poter partecipare ai presenti, no, una breve descrizione dell'esperienza di buona pratica che hanno presentato. Grazie Erika e grazie Vincenzo intanto. Grazie Claudio e grazie anche a Vincenzo per questo momento importante di premiazione, perché il premio Buone Pratiche della Pubblica Amministrazione dato da AIVE è uno dei pochi casi in cui possiamo veramente su questo tema, oltre all'iniziativa di formazione, condividere delle esperienze concrete, no? Di miglioramento delle attività e dei processi di lavoro della Pubblica Amministrazione. Abbiamo deciso di assegnare per quest'anno, per il 2021, due premi. Appunto, io leggerò la motivazione, se Vincenzo è d'accordo, per l'ASL Roma 3 e invece lui per l'IFO. Allora, l'Associazione Italiana di Valutazione è lieta di assegnare all'ASL Roma 3 il premio Buone Pratiche nella Pubblica Amministrazione per l'anno 2021 con questa motivazione. L'azienda sanitaria locale viene premiata da AIVE per la sua azione di revisione del sistema di performance dell'organizzazione, che è stata improntata all'innovazione dei servizi, quale inderogabile risposta alle esigenze del contesto esterno, radicalmente mutata dall'inizio della pandemia. La riorganizzazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei processi e dei prodotti sono state promosse nell'azienda non come dei fini a sé stanti, ma come degli strumenti per attuare alcuni valori di fondo a cui le attività di tutta l'organizzazione intendono ancorarsi: la trasparenza in relazione ai processi decisionali, le modalità di erogazione ed accesso ai servizi come garanzia di uguaglianza e imparzialità, le modalità di gestione delle risorse finanziarie e umane come impegno a utilizzare in maniera ottimale il bene pubblico. In questo percorso, la misurabilità e valutazione dei risultati hanno rappresentato un metodo essenziale che l'azienda ha saputo utilizzare a supporto della buona gestione del lavoro e della riprogettazione strategica di servizi innovativi per i cittadini, quali la telemedicina e la teleassistenza territoriale, che sappiamo essere delle risposte importanti a quello che è successo intorno a noi. Per cui ci congratuliamo con l'ASL Roma 3 e li ringraziamo. Grazie colleghi, grazie Presidente, grazie colleghi del direttivo. Sì, io ricordo che questo premio lo ha voluto proprio la collega Erika Melloni inserire nella edizione di Venezia,
l'ultimo congresso fatto di persona della nostra associazione. È stata una bella occasione quella, anche per il clima che c'era, quella primavera e quelle premi, e ne abbiamo anche in quel caso commentati e forniti diversi. Dopo un anno di pandemia era immaginabile che ci fosse tanta attenzione su questo argomento, ma l'ente di cui parlo io, gli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, hanno illustrato, poi parlerà la dottoressa Gattei, presentata dalla dottoressa Vujovic, direttore sanitario, credo, che ho sentito stamani mattina, e le motivazioni vanno più a lungo, nel senso che allora anch'io come procedura dico che l'Associazione Italiana di Valutazione è lieta di assegnare agli istituti fisioterapici ospedalieri, che sono anch'essi di Roma, il premio AIVE Buone Pratiche nella PA per l'anno 21. Le motivazioni sono queste. L'amministrazione viene premiata da AIVE perché in una progettualità messa in campo nel corso di ben 6 anni di mandato del management aziendale guidato dal direttore generale dottor Francesco Ripa di Meana, che saluto naturalmente, emerge lo sforzo di correlare tutte le funzioni legate alla performance organizzativa ed individuale in forma assolutamente integrata. Lo staff della direzione tutto insieme ha impiantato questo sistema in forma agile e digitalizzata con cui effettuare il monitoraggio della qualità dei risultati assistenziali e, caso peculiare, della ricerca traslazionale, finalità tipica dei due istituti di ricerca, che ricordo sono l'IRCCS Regina Elena ad indirizzo oncologico e l'IRCCS San Callicano ad indirizzo dermatologico. Si evidenzia infine lo spirito di appartenenza che si è creato in buona parte mantenuto grazie al clima di collaborazione con cui nell'anno della pandemia, quello da Covid-19, l'amministrazione è riuscita a tenere viva ed efficace l'offerta assistenziale per tutte le specialità no Covid, che non si sono mai fermate o hanno recuperato dopo poche settimane di criticità necessaria per mettere a punto i protocolli di accesso e operativi a un ospedale che chiaramente doveva essere preservato dal virus. Il premio quindi si attribuisce per la completezza del sistema e per il miglioramento progressivo di questa buona pratica che si è affermata con ottima partecipazione del personale, ma non solo la dirigenza e il comparto, fino a estendere le stesse logiche valutative anche al personale che è stato assunto col recente contratto della ricerca. Un nuovo contratto che non è lo stesso dei dipendenti, questa è una mia piccola spiegazione, ma è quello nuovo della ricerca. E su questo chiaramente credo si possa essere orgogliosi anche come associazione di aver colto questa peculiarità, e ringrazio la direzione di questo sforzo che è stato lungo e anche brillantemente concluso in una, speriamo, nell'ultimo anno della pandemia. Grazie a loro. Grazie. Possiamo. Vincenzo. Allora chiedo se per caso è collegata nel frattempo anche Marta Branca di ASL 3 di Roma. La direttrice generale è la direttrice generale della ASL 3. Sì, allora cioè io vedo collegata invece Branca Vujovic, che è invece dell'IFO. Che lei è collegata appunto per presentare poi Elena Gattei, che descriverà la buona pratica. A questo punto direi di partire appunto con la descrizione di questa buona pratica di cui ha letto, ci ha dato lettura della motivazione Vincenzo Lorenzini, e quindi darei la parola a Branca Vujovic. E poi a Elena Gattei. Perfetto. E chiedo a Cesare della segreteria se può dare a loro, mettere loro in primo piano, in modo che abbiano la giusta visibilità. Grazie.
Buongiorno intanto. Buongiorno. Sono lieta di portare... Posso andare? Sono lieta di portare i saluti della direzione a questo interessantissimo congresso nazionale. Inoltre sono anche molto soddisfatta e molto contenta per tutti noi della motivazione che è stata letta così, così che è stata così ben motivata e che è entrata proprio, come posso dire, nel tessuto di un anno difficile che abbiamo, un anno e mezzo difficile che abbiamo vissuto e che dalla motivazione che è stata messa, che è stata appena letta, risulterebbe che abbiamo saputo affrontare, diciamo, con coraggio, con tenacia e con costanza. Invece ringrazio anche molto per il riconoscimento, perché essere appunto due aziende che hanno avuto, di cui hanno anche l'IFO, un premio su un tema così specifico come appunto quello che andiamo a presentare, anche questo è motivo di grande orgoglio. Dunque, per andare direttamente sui contenuti, presenterei la dottoressa Gattei, che vi porterà i contenuti principali del lavoro che abbiamo appunto presentato. Io torno a ringraziare per il premio e per una bellissima motivazione che effettivamente cercheremo di portare a conoscenza di tutti i colleghi del nostro istituto. Grazie mille. Allora, innanzitutto anch'io ringrazio moltissimo l'associazione, il premio, e ringrazio anche la mia direzione per avermi permesso in questi ultimi anni di lavorare su un argomento così importante e strategico come la valutazione, che mi sono resa conto, insomma, sembra quasi un'ovvietà adesso in questo contesto, ma quanto valore aggiunto dà, insomma, la valutazione in un'organizzazione complessa come la nostra, come il nostro ente. E il lavoro che ho presentato, che abbiamo presentato, molto sintetico, che voleva illustrare più che altro, diciamo, quello che volevamo mettere in evidenza del sistema, è l'integrazione fra i vari momenti. Quindi già dall'inizio, quando è stato impostato sia il regolamento che, insomma, tutto quanto l'impianto, prevedeva l'integrazione dei vari sistemi: il sistema di budgeting, il sistema di valutazione delle performance organizzative individuali e la valorizzazione individuale. E naturalmente abbiamo iniziato strutturando e consolidando inizialmente la fase delle performance organizzative, poi negli anni sempre di più rafforzando quella che sono invece i processi di valorizzazione e valutazione individuali, che però appunto devono assolutamente prevedere questa integrazione, perché altrimenti rischiano di rimanere molto, insomma, vuoti di contenuti, mentre invece il collegamento con le performance, sia in fase di, diciamo, impostazione degli obiettivi che in fase poi di misurazione e valutazione degli stessi, riesce a dare un senso, un significato, un valore aggiunto al sistema. Quindi questo era quello che volevamo mettere in evidenza, in particolare la fase tra il, diciamo, abbiamo notato, perlomeno io ho notato seguendo questa attività negli ultimi anni, quanto fosse importante la fase di trasmissione, cioè a cascata, quindi partendo dagli obiettivi strategici, poi dopo gli obiettivi macro del piano delle performance, il lancio del budget, che è una consuetudine che ha, diciamo, avviato il nostro direttore, il dottor Riva Di Meano, da quando è iniziato qui il suo mandato. Ogni anno a dicembre faceva questo grande, insomma, incontro dove illustrava quelli che sarebbero stati, quelli che erano gli obiettivi su cui si correva e su cui poi dopo erano state impostate gli obiettivi delle strutture, dei dipartimenti e, diciamo, il budget organizzativo dell'anno. Dopodiché, dopo la prima fase, c'era la fase invece in cui ogni responsabile
di struttura, cioè la fase dove ogni responsabile di struttura illustra al suo team quelli che sono gli obiettivi con cui corre a livello aziendale, quelli sono gli obiettivi a cui concorre la struttura e l'apporto e il contributo che viene chiesto a ciascuno per raggiungere questi obiettivi. Quindi correlare la valutazione, la valorizzazione individuale agli obiettivi specifici della struttura ha dato sicuramente un valore aggiunto a tutto il processo che altrimenti rischiava di rimanere un qualcosa di tra virgolette sterile, diciamo, come era impostato negli anni passati. Questo è quello che insomma abbiamo voluto evidenziare, l'importanza di integrare quanto ritorno c'è anche per diciamo, il management, per la direzione, anche la valutazione degli, non solo degli obiettivi strategici e organizzativi, ma anche della la valutazione, la misurazione degli obiettivi individuali. Grazie per la presentazione e ancora complimenti per, insomma, per il premio che vi è stato riconosciuto. Erika vuole parlare un attimo. Certo. Erika, se vuoi dire qualcosa. No, no, mi complimento. Era un applauso. Allora. Era un applauso il mio. Capito che era un applauso, ok. Grazie. E chiedo magari se c'è in sala invece la persona di ASL Roma 3 che ci aveva comunicato, avrebbe partecipato appunto per descrivere brevemente anche la loro buona pratica. Se non c'è, aspettiamo un qualche secondo, poi se non c'è ancora, speriamo che arrivi entro le 4 e passiamo magari invece alla premiazione delle tesi. Sì, procediamo, se avete avuto un impedimento, sì. Se si collega poi la recuperiamo, direi. No? Sì, certo, sì. Bene, allora, passiamo ora al premio tesi. Scusate che mi sembra di aver ricevuto più niente. Ok, passiamo al premio tesi. E l'Associazione Italiana di Valutazione, di consuetudine, quindi da 20 anni e oltre, premia le migliori tesi in tema di valutazione. Al premio hanno concorso separatamente tesi di laurea specialistica magistrale. Ah, ecco, scusate, vedo in sala d'attesa Marta Branca. Allora, è stata ammessa, quindi faccio 4 passi indietro. Scusatemi, ma questa organizzazione era stata rivista appositamente per questo motivo. Quindi invece chiedo a Marta Branca, che è entrata in sala, se può gentilmente attivare la videocamera e il microfono. Eccomi, salve. Buongiorno. Perdonatemi l'aspetto logistico un po' precario. Non si preoccupi, so che aveva un impegno inderogabile. Sono dovuta spostare per lavoro, quindi insomma, però ci tengo particolarmente. Ok, grazie. Allora, noi abbiamo già dato lettura, insomma, abbiamo già proclamato l'assegnazione del premio e abbiamo dato lettura, Erika Meloni ha dato lettura della motivazione, e quindi saremmo felici se ci potesse magari dire qualche parola per raccontare insomma al pubblico che è collegato la buona pratica che avete presentato e appunto grazie ancora di essersi collegato nonostante insomma l'impedimento. No, grazie a voi. Intanto vorrei ringraziare da parte di tutta l'azienda di questo premio. Per noi è molto importante, per tutto il personale, perché questa ASL ha veramente lavorato tanto e si è impegnato tanto, soprattutto in quest'ultimo periodo, non essendo particolarmente focalizzata sul tema delle malattie infettive, quindi ha dovuto comunque organizzarsi per far fronte all'emergenza. E lo ha fatto in maniera molto collaborativa, quindi si è creata
una vera squadra da parte di tutte le componenti. Noi in particolare abbiamo sperimentato questa modalità di collaborare anche durante il periodo di lockdown, lavorando insomma da remoto, cercando di avere tutti lo stesso obiettivo, un obiettivo che naturalmente era principalmente derivante dalla pandemia, ma cercando di non dimenticare tutti gli altri aspetti che un'ASL deve tenere, perché come sapete insomma non c'è solo il Covid, ma c'è tutto un mondo di assistenza che ruota intorno all'ASL e che va comunque proseguito, quindi la cui assistenza va comunque proseguita. Quindi nonostante tutte le difficoltà dovute al distanziamento, al contagio eccetera, noi siamo riusciti a cioè le persone sono impegnate affinché si riuscisse appunto a utilizzare strumenti telematici in modo da non essere mai assenti nel momento del bisogno, ma collaborando anche da casa, da remoto, da altri luoghi, quindi raggiungendo obiettivi che ci siamo posti e che fossero naturalmente raggiungibili, misurabili, i cosiddetti obiettivi smart, no? E abbiamo comunque puntato sull'aspetto della digitalizzazione e quindi abbiamo cercato di formare tutti quelli che avevano bisogno di supporto e che si sono resi disponibili. Abbiamo integrato molto la parte sanitaria con quella amministrativa, che quindi insomma si è sentita coinvolta necessariamente nel portare avanti gli obiettivi di assistenza della popolazione, e abbiamo quindi tenuto moltissimo all'aspetto della valutazione delle performance. Abbiamo cercato di coinvolgere le persone spiegando loro che la modalità di impegno, e quindi diciamo di ciascuno nella misura massima che si sarebbe potuto impegnare, sarebbe stato poi il metro di valutazione per la loro performance. E questo è un discorso che è stato compreso, è stato condiviso. Devo dire insomma che anche le organizzazioni sindacali sono state coinvolte, hanno fatto il loro hanno dato il loro supporto, e quindi adesso noi poi abbiamo diciamo migliorato questa, abbiamo preso spunto dal momento della pandemia per cercare di prendere quello che di buono c'è stato in questa crisi, in questa emergenza, e cioè lo sviluppo di tutti questi sistemi telematici, dal che insomma abbiamo poi cominciato a entrare anche il territorio, per cui per esempio abbiamo sviluppato tutto un sistema di telemedicina e televisita che consente oggi di stare vicino ai cittadini e di assisterli alle loro problematiche anche più semplicemente per loro, quindi agevolandoli nel non dover necessariamente recarsi in ospedale o negli ambulatori, ma potendo avere un'assistenza in diretta tramite sistemi telematici che quindi comunque raggiungono lo stesso risultato, sono ugualmente efficaci, ma sono maggiormente comodi per loro, soprattutto perché raggiungono anche situazioni di difficoltà, di estremo disagio, e quindi la domiciliarità è un po' quello che noi stiamo perseguendo per cercare insomma di raggiungere tutti i cittadini e soprattutto più vicino possibile al loro domicilio, facendoli sentire insomma anche a proprio agio in un ambiente che fosse non un ambiente ospedaliero, comunque un ambiente ospedalizzato. Quindi questo ci ha consentito di ci ha consentito di cominciare a essere una, io dico sempre, una ASL punto 2, nel senso che noi, specialmente in questo, in
impegno sul PNR che anche noi dovremo avere insieme a tutte le altre aziende sanitarie italiane, ci consentirà di realizzare appieno quelli che sono gli obiettivi che si è posto il governo con questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi è tanto più importante per noi ricevere questo premio perché lungi dall'essere un punto di arrivo per il nostro impegno, è senz'altro un punto di partenza, che significa che questa modalità collaborativa e di squadra che punta sulla tecnologia, ma soprattutto sul lavoro di squadra, la solidarietà, l'impegno personale e di ogni singola unità operativa, è la strada, quella giusta per avere un approccio giusto e corretto con la ripresa. Soprattutto dare alla cittadinanza, che nel nostro caso è molto ampia, perché noi abbiamo quasi 650.000 abitanti nel nostro territorio, dei servizi sempre più adatti alle loro necessità, alle loro esigenze, che vanno sia dai più giovani alle persone più anziane, che sono tante. E in questo, e concludo, noi abbiamo sperimentato che è molto importante la collaborazione con enti del terzo settore, volontari, associazioni di volontariato e privati, perché solo integrando queste competenze noi riusciamo a raggiungere gli obiettivi in maniera efficace. Da soli noi non saremmo andati da nessuna parte, quindi insomma siamo molto contenti. Ancora io così vorrei ringraziare da parte di tutto il nostro gruppo e agli dipendenti della Roma 3, sono quasi circa 2.000, noi abbiamo anche tanti medici di medicina generale che ci hanno dato una grossa mano in questo periodo, specialisti ambulatoriali. Insomma, l'ASL è un'organizzazione molto complessa in cui tutte le professionalità, indipendentemente dal rapporto giuridico con cui sono collegate con l'azienda, sono importanti. Ciascuno fa il suo pezzo e quando manca un pezzetto si sente, quindi è indispensabile che tutti continuino a lavorare, diciamo, a rimare nella stessa direzione, mettiamola così, perché così la barca va più veloce e raggiunge prima il traguardo. Quindi grazie ancora per questo vostro riconoscimento, e tra l'altro ci onora, perché insomma Live non è certamente un'associazione qualunque, ma riveste un certo peso in questo settore, e quindi noi siamo molto onorati di essere stati premiati. Voglio ringraziare Eleonora in particolare, che è stata, con il suo entusiasmo e la sua voglia di fare, testimonia il fatto che i neoassunti spesso sono quelli che con loro entusiasmo trascinano tutto il gruppo. Insomma, voglio ringraziare in particolare lei per la partecipazione e l'impegno che ci ha messo nella candidarci a questo premio. Bene, grazie della presentazione, ancora complimenti e congratulazioni per il vostro lavoro, e allora buon lavoro, buona continuazione di viaggio e di lavoro nella riunione in cui che si sta recando. Grazie davvero. Grazie. Di aver partecipato nonostante le difficoltà. Ci mancherebbe, grazie mille a tutti voi, grazie al dottor Lorenzini, grazie a Erika Melloni, grazie a tutto lo staff del Live, grazie soprattutto per sostenerci con il vostro apporto anche propositivo nel così difficile compito della valutazione, ma così fondamentale per la motivazione delle persone. Quindi grazie ancora per la vostra presenza e il vostro stimolo. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Bene, allora possiamo invece passare, senza rifare passi indietro, alla premiazione delle tesi, insomma dalla nascita dell'associazione quasi. L'associazione premia ovviamente le migliori tesi in tema di valutazione, e hanno concorso anche quest'anno, separatamente ovviamente, tesi di laurea magistrale o specialistica e tesi di dottorato.
relative a temi appunto riguardanti la valutazione discusse negli anni accademici dal 2017-18 al 19-20 che non avessero ovviamente già concorso a questo riconoscimento. Le tesi che sono pervenute sono state valutate da una commissione costituita da 5 membri nominata dal consiglio direttivo dell'AIVE tra accademici professionisti con esperienza pluriennale sui temi valutativi, membri dell'Associazione Italiana di Valutazioni di Valutazione e cosa che ovviamente è forse più importante che non fossero in conflitto di interesse rispetto a chi aveva inviato il proprio lavoro. La commissione ha analizzato gli elaborati che sono pervenuti e si è basata su una serie di criteri, tra cui ovviamente la centralità del tema valutativo all'interno dell'elaborato, la rilevanza di questo tema valutativo, l'appropriatezza e il corretto uso dei metodi valutativi all'interno del lavoro, il rigore scientifico e l'originalità. Ricordo che i vincitori del premio avranno la possibilità di pubblicare sulla rivista dell'AIVE, quindi sulla rassegna italiana di valutazione, un articolo tratto, insomma ricavato dal lavoro di tesi, che ovviamente dovrà rispondere ai criteri editoriali della rivista, e avranno inoltre un anno di iscrizione all'Associazione Italiana di Valutazione come soci giovani, come è stato detto prima, anche di iscrizione alla European Evaluation Society. Io dico solo chi sono i vincitori e poi chiederò a Donatella Poliandri invece di entrare nel merito dei giudizi che sono stati formulati e poi successivamente i due premiati potranno presentare il proprio lavoro, ovviamente in tempi brevi. Quindi sono risultati vincitori per le tesi di laurea magistrale specialistica il dottor Gianmario Moretto, con una tesi magistrale dal titolo L'autonomia del minore straniero non accompagnato nella valutazione degli interventi per l'accoglienza, uno studio esplorativo, e per le tesi di dottorato il dottor Mattia Casula, con una tesi dottorale dal titolo Economic Growth and Cohesion Policy Implementation in Italy and Spain, Institution Strategic Choices Administrative Change. Grazie di esservi palesati e messi in evidenza. Ora lascio la parola a Donatella Poliandri per le motivazioni e poi per introdurre le presentazioni dei vincitori. Allora, innanzitutto mi permetto di correggere, diciamo così, Claudio, perché in realtà eravamo 3, non 5 in commissione. Questo mi permette, come dire, di ringraziare a nome di tutto il direttivo. Io sono intanto Donatella Poliandri e sono qui appunto in qualità sia di componente del direttivo AIVE che per l'appunto della commissione, nonché primo ricercatore appunto presso l'INVALSI, l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Diciamo che a nome di tutto il direttivo mi sentirei di ringraziare Emanuela Reale, direttore dell'Istituto di Ricerca sulla crescita economica sostenibile del CNR, e Adriano Scaletta, responsabile dell'unità organizzativa di valutazione della performance dell'università ed enti di ricerca all'Ambur, perché diciamo con me hanno dato la disponibilità diciamo e la competenza volta a garantire o quantomeno diciamo a provare a garantire l'assegnazione del premio tesi di dottorato e specialistica magistrale il più possibile coerentemente con lo spirito dell'associazione. Quindi sono molto onorata oggi di presentare appunto i giudizi relativi al premio tesi dell'Associazione Italiana di Valutazione. Mi preme dire che la partecipazione è stata piuttosto cospicua, soprattutto per quanto riguardato il premio tesi specialistica magistrale. Devo dire che abbiamo, diciamo, notato come commissione che scarsa è stata la presenza femminile, dunque diciamo incoraggiamoci, se un incoraggiamento verso invece una maggiore apertura, ecco, in questa direzione. Passerei dunque a presentare i due vincitori del premio tesi e i giudizi dati dalla commissione che mi appresto a leggere, e successivamente per l'appunto saranno gli stessi vincitori a presentare brevemente il proprio lavoro e dunque diciamo non mi attardo ulteriormente. Iniziamo dunque appunto dal dottor Gianmario Moretti.
progetto, ai quali vanno i nostri più sentiti complimenti, che appunto si è aggiudicato il premio AIVE Tesi Specialistica Magistrale, appunto con la tesi L'autonomia del minore straniero non accompagnato nella valutazione degli interventi per l'accoglienza, uno studio esplorativo del Dipartimento di Scienze della Formazione di SFORRA. La tesi presenta una ricerca valutativa sul tema dei servizi di accoglienza dei minori stranieri, focalizzandosi su un tipo di intervento pubblico apparentemente marginale, che rappresenta invece un fenomeno di grande rilevanza per le moderne democrazie occidentali. L'impianto teorico è molto ben strutturato e mostra con semplicità e chiarezza il ruolo della valutazione per l'affermazione di politiche fondate sull'ascolto sistematico degli interlocutori principali in una prospettiva di governo aperta e plurale. Lo studio esplorativo si concentra su un programma specifico volto a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri nella città di Savona, mostrando i diversi punti di vista degli attori e protagonisti e il modo in cui questi possono influenzare l'andamento e l'efficacia del programma. In questo senso, la tesi del dottor Moretto risulta del tutto coerente con lo spirito del premio AIVE e fornisce un contributo a una ricerca valutativa finalizzata al cambiamento e al miglioramento continuo delle politiche pubbliche. Insomma, ci è piaciuta molto. Direi dunque di lasciare brevemente la parola al dottor Gianmario Moretto. Grazie. Grazie innanzitutto di questo premio e della parola datami. Vorrei iniziare questa presentazione con un paio di slide brevissime e introduttive che vogliono restituire e provare a sintetizzare la complessità interdisciplinare con cui ho impostato lo studio e l'analisi del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia e della loro relativa gestione amministrativa e socioeducativa, con particolare attenzione alla delicata questione della transizione che avviene quando questi minori passano tra il sistema di accoglienza e l'uscita dei percorsi di tutela e protezione quando essi divengono maggiorenni. Come si può notare, l'esperienza di vita di questi minori subisce già di per sé alcune transizioni, a cui però si devono anche conglobare passaggi e mutamenti burocratici e non solo, proprio nel momento in cui questi ragazzi sono chiamati a confrontarsi con il passaggio tra struttura residenziale e vita autonoma. E la struttura di accoglienza di riferimento, anche prevista dalla normativa e qui presa in esame, è quella del sistema SPRAR, che oggi ha cambiato nome e si chiama SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, che individua nella territorialità locale e nell'integrazione sociale i propri pilastri principali di intervento. E qui arriva la domanda fondamentale, perché ho voluto far entrare in questo discorso la valutazione. E il presupposto teorico e strategico da cui sono partito è che essa possa appunto svelare, come diceva la dottoressa Poliandri, i meccanismi e le teorie che sottendono al programma, ovvero quei nessi causali che sussistono tra intervento e effetti attesi, senza però tralasciare anche gli elementi e le combinazioni che apporta al contesto. I colori di queste nuvolette scaturiscono e nella mia visione si contrappongono cromaticamente al nero della scatola da aprire, poiché appunto esprimono la ricchezza epistemologica di questo approccio. E come si può vedere, in termini di interrelazioni tra apprendimento, partecipazione, capitale sociale ed empowerment in tutti gli attori sociali coinvolti. In questo particolare lavoro poi mi sono posto l'obiettivo, a partire dalle teorie esplicitate di attori istituzionali ed esperti e parallelamente
da un approccio più operativo di una realtà locale individuata come studio di caso, come è quello di Savona, di costruire un set di indicatori per la valutazione della qualità del processo e dell'efficacia degli interventi di accoglienza, con un riferimento peculiare alla definizione di autonomia. Questo parallelismo tra le dimensioni macro e micro l'ho riportato anche nella scelta metodologica, in cui, in una prospettiva mixed method, ho impostato il disegno della ricerca con differenti strumenti di indagine. Da una parte, diciamo, il flusso comunicativo della tecnica Delphi, e dall'altro alcuni focus group da me strutturati e condotti proprio con gli operatori sociali e gli educatori della comunità Itaca di Savona. Questa dinamica micro-macro, secondo me, ha il merito di inquadrare l'intera analisi invece nella dimensione meso, quindi un qualcosa che sta in mezzo, perché secondo me è il miglior livello per cogliere l'ampiezza e la complessità di un sistema così complesso come quello organizzativo istituzionale dell'accoglienza, che si può qualificare come una policy multi-stakeholder e multiforme, come è questa. Il primo step di analisi ed elaborazione dei contributi che sono emersi ha riguardato gli obiettivi del processo di intervento, che ho suddiviso, come si nota nella tabella, in fasi e moduli. Qui si distingue l'accento sull'importanza della centralità e della globalità della presa in carico, nonché della progettazione educativa a lungo termine, in grado di orientare fin da subito il minore alla visualizzazione dei propri obiettivi di vita. In secondo luogo, invece, l'analisi SWOT ha avuto il vantaggio di far emergere come strumento i punti di forza e criticità del contesto di riferimento e dell'intervento implementato, esaltando ancora una volta l'importanza di considerare l'interazione complessa di tutti gli elementi generativi di effetti e fenomeni, così come ci riporta la letteratura, ad esempio la valutazione realista. Poi quasi paradossalmente, andando sul micro, quindi aumentando, come dire, la lente di ingrandimento, il rilievo delle criticità aumenta. E per farne un esempio pratico, si può notare come gli operatori chiamati a definire la propria azione educativa trovino nella pratica alcuni scollamenti con la dimensione macro, sia se essa ad esempio riguarda la governance centrale, sia se le finalità educative che gli educatori si pongono vanno a scontrarsi con il mandato sociale dei beneficiari che apportano, ad esempio, dalle loro famiglie, dal loro contesto sociale di riferimento, che invece spesso guarda solo alla dimensione lavorativa e occupazionale. Infine, ecco il risultato di tutto il percorso che ho fatto nella valutazione, che quindi è stato teso principalmente alla significazione e alla definizione semantica e valoriale di tutto questo campo di interesse, ed è la costruzione di questa categorizzazione logica che segue tutto il processo ed è espressa, come si può notare, da una serie gerarchica di outcome prossimali e poi distali, che descrivono gli indicatori di cambiamento e di situazione osservabili sui beneficiari stessi, quindi sui minori, soprattutto in termini di autonomia, integrazione abitativa, lavorativa e sociale. Per concludere, l'analisi ha evidenziato quanto la valutazione in questo specifico caso debba estendere i propri parametri di giudizio sia al contesto e alla rete dei servizi circostante,
ma in una dimensione ancora più allargata, alla circolarità sociale dell'intero fenomeno migratorio. Ciò ritengo che per la valutazione possa essere uno spunto, in primis per magari visioni interdisciplinari, magari per valutazioni complesse che hanno bisogno di più visioni con cui valutare, e infine mi permetto di lanciare una sfida alla ricerca valutativa per uno sguardo verso il fenomeno, come diceva lei, dottoressa, che ormai è strutturale, quindi tutto il fenomeno delle migrazioni e dell'accoglienza, come ormai dati certi delle politiche sociali contemporanee, e quindi magari la valutazione potrebbe, come dire, nel futuro prossimo avere uno sguardo verso questo tipo di politica sociale. Grazie ancora Gianmario per le suggestioni, insomma, che ci hai offerto per la presentazione, ancora tanti complimenti. Passerei quindi appunto a leggervi il giudizio del premiato relativo al premio tesi AIVE di dottorato, che è il dottor Mattia Casula, con una tesi appunto dal titolo Economic Growth and Cohesion Policy Implementation in Italy and Spain, Institution, Strategic Choices, Administrative Change, della Luis Guido Carli. Il lavoro tratta un tema di grande rilievo e attualità, le politiche di coesione dell'Unione Europea, il loro funzionamento effettivo e il loro legame con la crescita economica delle regioni interessate dagli interventi, sviluppando un'analisi interessante della regolamentazione e dei suoi effetti, sia sul piano dell'impostazione teorica che nel metodo di comparazione dei due casi oggetto di studio. Il tema della valutazione è affrontato in modo dettagliato, evidenziando la sua rilevanza all'interno del ciclo di policy, i cambiamenti dei metodi e degli strumenti utilizzati e l'integrazione con gli aspetti di monitoraggio. Sono stati analizzati altresì i cambiamenti intervenuti nei soggetti responsabili della valutazione, l'efficacia di detti cambiamenti nelle diverse fasi delle politiche dalla fine degli anni Ottanta, il miglioramento nella cultura della valutazione che è possibile individuare nei diversi periodi di programmazione e i cambiamenti di governance auspicabili per migliorare l'efficacia delle politiche. I risultati presentati possono contribuire in modo originale agli studi sugli effetti delle politiche di coesione in prospettiva comparata, con un avanzamento significativo delle conoscenze anche in merito alle criticità connesse agli aspetti di valutazione. Facciamo ancora molti complimenti appunto al dottor Casula, al quale a questo punto lascerei la parola per una breve presentazione della sua tesi. Buon pomeriggio a tutti, grazie a Live per il premio e alla Commissione per aver accettato, per aver apprezzato il mio lavoro. Allora, la mia tesi, non ho preparato le slide, quindi cercherò di in 10 minuti di scrivere un po' i punti essenziali del mio lavoro, focalizzandomi in particolare sugli aspetti più propriamente della valutazione. Come anticipato, il mio lavoro affronta un tema, una policy particolare, che è la politica di coesione dell'Unione Europea, nello studio di fondi strutturali, in cui il tema della valutazione è sempre stato al centro dell'attenzione dell'Unione Europea fin dai primi cicli di programmazione. Lo studio che ho portato avanti della politica di coesione adotta una prospettiva più propriamente di politologica, di policy analysis. Il mio dottorato di ricerca, io sono un dottore di ricerca in scienza politica, inserendo la dimensione della valutazione prevalentemente entro il ciclo di policy e quindi considerando la valutazione come una delle fasi del ciclo di policy e come essa stessa si integra con le altre fasi. Inoltre, lo studio della politica di coesione, così come proposta da me, andava a colmare un gap della letteratura politologica dello studio della politica di coesione che riguarda il fatto che fino ad oggi pochi studi avevano studiato attraverso una prospettiva di policy analysis la politica di coesione come caso di politica di sviluppo in senso stretto. L'attenzione è sempre stata posta su altri aspetti, quali per esempio il processo di europeizzazione, piuttosto che la performance amministrativa in senso stretto. Partendo dalla tradizione di studi americani sullo sviluppo economico, che hanno sempre posto la valutazione al centro
del loro focus, ho quindi cercato di analizzare, di comparare l'implementazione della politica di coesione in Italia e in Spagna attraverso una prospettiva propriamente di policy analysis, con l'obiettivo di ricostruire le principali, in particolare di ricostruire le principali caratteristiche dei soggetti responsabili per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo. Con un'impostazione teorica, un'impostazione empirica, che ritengo essere originale rispetto a quanto presente nella letteratura politologica, attualmente presente. In particolare, tutto, l'impianto teorico della tesi, ha voluto analizzare il modo in cui, nel contesto italiano e nel contesto, spagnolo, a partire dalla riforma dell'88, che ha aperto il primo ciclo di programmazione dei fondi strutturali, i vari attori domestici, nazionali e subnazionali, abbiano risposto a quella che ho definito essere la triplice sfida posta in essere dalla politica di coesione, cioè una sfida istituzionale legata al processo di attribuzione di competenze tra centro e periferia, una sfida di tipo strategico-programmatoria, più propriamente legata al tipo di programmi, di strumenti e fondi utilizzati, e una dimensione amministrativa, richiedendo ovviamente un cambiamento di approccio, non solo in fase di gestione, ma soprattutto in fase di valutazione degli strumenti. L'assunto teorico da cui sono partito è l'ipotesi generale che la mia tesi ha voluto testare, è che partendo da un approccio Hirschmanniano allo sviluppo, quindi partendo dagli studi classici di Hirschman sullo sviluppo socio-economico, maggiore sia la vicinanza dei principi della gestione della politica di coesione, del modo in cui le tre sfide sono state affrontate a livello nazionale e subnazionale, maggiore sia la vicinanza ai principi Hirschmanniani, maggiore sia la possibilità di poter raggiungere buoni livelli di performance amministrativa e quindi garantire maggiore possibilità di sviluppo e di crescita anche in termini di coesione. Questa working hypothesis, così come descritta nella prima parte della tesi, utilizzando una metodologia di indagine consolidata nella scienza politica, negli studi di public administration, è stata esplorata attraverso un'analisi diacronica dell'evoluzione della politica di coesione in Italia e in Spagna, con una doppia comparazione, una comparazione nazionale e una comparazione infranazionale con quattro regioni, in particolare Andalusia e Galizia, e Campania e Calabria, rispondendo a tre diverse domande. Una prima domanda, la prima domanda mi sono chiesto come le autorità nazionali hanno risposto alle tre diverse sfide di cui parlavo in precedenza nei diversi cicli di programmazione, soprattutto guardando al processo di learning che ci possa essere stato, come la risposta sia stata attuata nelle quattro regioni selezionate e infine quali fattori politici istituzionali hanno determinato successo e fallimento nell'implementazione della cohesion policy in termini di performance amministrativa, in particolare attraverso una valutazione del programma operativo regionale 2007-2013 implementato in ciascuna delle quattro regioni. Quindi il metodo utilizzato è stato per lo più con interviste semistrutturate, ho raccolto circa 150 interviste nei 3 anni di dottorato per cercare di rispondere a ciascuna di queste tre domande. Quindi il tema della valutazione è stato affrontato, come ho detto, in modo dettagliato all'interno del ciclo di policy, andando a vedere come i cambiamenti di metodo e di strumenti che sono stati utilizzati nel caso italiano, nel caso spagnolo e nelle quattro regioni sia avvenuto. In modo particolare, non limitando l'analisi della valutazione come una fase del ciclo di policy a sé stante, piuttosto andando a guardare come essa stessa si integra con le altre fasi del ciclo di policy, e anzitutto il monitoraggio, e quindi con i sistemi di monitoraggio messi in atto dalle regioni, e in secondo luogo, forse ancora più importante, con la fase di programmazione, ritenendo che uno dei punti chiave su cui il processo di valutazione sì, nelle due, in Italia e Spagna debba maggiormente ancora oggi focalizzarsi sia l'utilizzo della valutazione non solo ex post, quindi una valutazione che tenga conto degli effetti che si sono avuti, ma che possa contribuire anche in ex ante, in itinere, alla programmazione stessa. Da qui i principali aspetti in termini di valutazione che sono stati analizzati hanno riguardato i cambiamenti intervenuti nei soggetti responsabili della valutazione,
l'efficacia stessa di questi cambiamenti nei diversi cicli di policy e nei diversi livelli di governo analizzati, e in particolare il miglioramento o meno della cultura della valutazione che ci sia stata. Ciò mi ha portato a considerare come il processo di istituzionalizzazione della valutazione sia avvenuto nei due diversi stati, in particolare nelle quattro regioni, con riferimento alle attività di valutazione svolte, effettiva, quindi sul tipo di valutazione fatta relativa ai fondi, se solo su programmi o anche su progetti, in questo che tipo di valutazione è stata svolta, e in modo particolare se la valutazione sia stata o meno utilizzata per fini gestionali. Partendo dall'ipotesi hirschmaniana da cui sono partito, i principali risultati a cui sono giunti sono prevalentemente da collegarsi a fattori di tipo politico-istituzionale che nei due diversi stati hanno indotto a una diversa istituzionalizzazione della valutazione nei due stati membri. Anzitutto, muovendo appunto da un assunto hirschmaniano allo studio della policy analysis, è stata confermata l'ipotesi di partenza, secondo cui in presenza di strumenti di controllo centrale, attraverso un sistema di centralizzazione più o meno marcato e strumenti di supporto centrali, la valutazione tende ad essere a istituzionalizzarsi maggiormente rispetto a dove la valutazione venga esclusivamente lasciata in mano agli attori subnazionali, che troppo spesso trovano difficoltà a avviare pratiche di questo tipo in mancanza di un supporto dal punto di vista della leadership politica regionale, che sembra essere l'unica capace di sviluppare un'adeguata cultura della valutazione in assenza di strumenti di controllo centrale.